Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. Ora possiamo comprendere quello che ha detto il grande saggio Hillel HaZaken. Hillel HaZaken, c'è la famosa storia che un convertito viene da Hillel, gli dice: insegnami tutta la Torah mentre io sto in piedi su un piede. Questo convertito, prima che si è convertito, è andato già, era già nato da Shammai, e Shammai l'ha respinto. Viene da Hillel e gli dice: guarda, ama il prossimo come te stesso, questa è tutta la Torah. Il resto della Torah è commento di questa spiegazione, vai a finire a studiare. Ora, sappiamo che i nostri saggi, specialmente Hillel HaZaken, di questo calibro, non è che dicono barzellette. Perché Hillel ha scelto per rappresentare tutta la Torah su due piedi proprio la mitzvah di amare il prossimo come te stesso? E non magari lo Shema, studiare Torah, mettere tefilin, Shabbat, tante misure importanti ci sono. Allora la risposta è che la base e la radice di tutta la Torah, cosa fondamentale in tutta la Torah, cos'è? È sopraelevare l'anima al di sopra del corpo, della materia, fino a riportare l'anima alla radice di tutti i mondi. E dunque, cioè, ci sono due punti cardinali in tutta la Torah. Uno è questo, sopraelevare l'anima al di sopra della materia, e l'altro è di portare giù la luce divina nelle anime ebraiche, le anime ebraiche tutte insieme, l'anima ebraica si chiama Knesset Israel. Credenza stessa è la radice di tutte le anime spirituali, sarebbe dire di unire tutte le anime con Dio. E dunque, per ottenere questi due punti cardinali, il sopraelevare l'anima sopra il corpo e unire tutte le anime con Dio, ci deve essere Avat Israel. Perché? Amore per questo posto, perché Dio non resta dove c'è separazione, dove c'è litigio. E come è scritto alla fine della preghiera della Midah, Barcheinu avinu, kulanu ke echad v'opanecha, benedici il nostro padre, tutti come uno, luce da faccia, sapete, quando siamo tutti come uno ci meritiamo la benedizione divina, se non siamo tutti come uno non ci meritiamo la benedizione divina. E come è scritto altrove a lungo. E dunque, per riassumere, due punti cardinali nella Torah: uno, sopraelevare l'anima sopra il corpo; l'altro, portare giù energia divina e connettere tutte le anime di Israele con Dio. E questi due punti sono sottolineati al massimo proprio la mitzvah di Avat Israel, perché ogni mitzvah contiene questi due punti, però magari in maniera profonda e in maniera che uno potrebbe teoricamente osservare la mitzvah saltando questo punto. Per esempio, cos'è la mitzvah di Shabbat? La mitzvah di Shabbat è dedicare questo giorno a Dio. Shabbat l'Hashem, Shabbat è per Dio. Dunque non lavori, non fai niente, ti dedichi al studio della Torah, all'osservanza delle mitzvot, alla preghiera, alla connessione con Dio e anche alla famiglia, perché Dio ha detto di far gioire la famiglia il Shabbat. Ma uno potrebbe anche osservare la Shabbat, se ne sta tutto il giorno a letto e magari non combina niente, non è che si sopraeleva veramente l'anima al sopra del corpo, anzi lui dorme, beve, mangia. Sì, ha fatto Shabbat, non ha lavorato, tecnicamente non ha dissacrato Shabbat, ma ha mancato lo spirito del Shabbat. La stessa cosa quando uno mette tefilin, devi subgiugare cuore e mente alla volontà di Dio. Per questo che i tefilin, uno uccide il cuore e l'altro uccide la mente, per sottomettere cuore e mente alla volontà di Dio. Poi uno potrebbe anche, sai, mettersi questa mattina a mettere tefilin di corsa e correre al lavoro senza pensare a niente. E dunque, tutte le mitzvot hanno questo punto, ma possono essere fatte in maniera superficiale saltando su questo punto. La mitzvah di Avat Israel è una mitzvah particolare, scelta da Hillel HaZaken per rappresentare tutta la Torah, perché lì non puoi saltare questo punto.
perché è impossibile amare il prossimo come te stesso se non sopraelevi l'anima al di sopra del corpo della materia. È impossibile portare giù energia divina per connettere tutte le anime di Israele se manca l'amore verso il prossimo. Perché Dio resta, si unisce solo dove c'è unione, non separazione. Dunque vediamo con la mitzvah di Israele. È una mitzvah molto importante, come effettivamente ha detto Rebbe Akiva, questa è una grande regola nella Torah. Shalom a tutti!